Da una parte la Cinzia Albalonga che ha l'obbligo di tornare a vincere dopo lo stop di mercoledì contro il Rieti nel derby laziale, dall'altra la Matese che invece dopo il primo successo nella prima giornata sul campo dell'Agnonese non è più riuscito a vincere dallo stadio comunale di Genzano. Cinzia Albalonga a Matese, la spinta di Cardella, anche il fallo dell'ex attaccante di La Dispoli. E la tira poi, il tiro clamoroso, bellissimo, il gol di Oggiano, sembrava fallo di Cardella, le proteste del Matese, ma alla fine Oggiano infila il pallone sotto l'incrocio dei pali. Ovviamente c'è tanto da giocare, occhio al cross in area di rigore, il colpo di testa va a terra giocatore, poi il tentativo e la respinta, ancora il tiro, il pallone che finisce in porta, deviazione decisiva davanti alla linea di porta. E Cassese, altro tentativo dalla distanza e pallone che finisce in porta, incredibile, Federico Cardella, un gol più bello dell'altro, come Oggiano, Cardella pesca il jolly dalla distanza e fa 2-1 al 40esimo. Abreu e Galesi oppure a centrocampo, intanto prova a rimetterla dentro qui Riccio con il pallone che viene toccato da Abreu. Pace, occhio al contropiede della Cinzia Albalonga, resiste alla carica qui Pace come un treno, riesce a passare. Pallone largo per Cardella, uno contro uno con Riccio, se ne va sull'out, Cardella cerca il cross interessante sul secondo palo, Spano la mette al lato, Palombo, Spano, dentro per Cardella, posizione regolare, Cardella col sinistro, è 3-1 per la Cinzia Albalonga, il gol di Federico Cardella, la doppietta dell'ex attaccante di La Dispoli Latina, gol numero 5 in campionato. Di Cairano, in verticale per Oggiano. Ha di fronte a sé due avversari, scarica a destra per Angelilli, il controllo, poi la finta, ancora Angelilli, il cross sul secondo palo, per Cardella di testa! Pallone alto, non di molto, il controllo di Oggiano. Uno contro due, cerca il cross sul secondo palo per Farrasbeck, anzi Cardillo, prima di tutti, pallone ancora una volta alto. Schietto la bocca a Leotta. E questo infatti l'ultimo pallone del match, la Cinzia Albalonga batte 3-1 il Matese e volta subito pagina dopo la sconfitta di Rieti.